Ismaili che è un kosovaro che però viene naturalizzato albanese, quindi la curiosità è che gioca in tutte e due le nazionali. Può essere un compagno, però di raccomando, più con Issa. Cominciamo! Perché volevo salutarvi, abbracciarvi, è tardi. Benvenuto Antonio Maffei. Vi assicuro che potevamo farne a meno, però io devo rispettare gli amici, soprattutto gli amici abbonati che mi supportano sempre. Voi lasciate il like, anche se non siete abbonati mi supportate anche lasciando un mi piace. Mi sono reso conto da poco che il video dell'altro ieri è esploso, ma perché ovviamente porta curiosità. Penso che meno curiosità porti il nome di Ismaili, quindi non è un video che io faccio, faccio il nome di Ismaili. Ismaili! E tutti che smilano, no? Che sorridono. Mi sembra avvilente, onestamente, e non gli vorrei dare peso perché di solito le notizie che ci portano, le notizie di calciomercato che escono troppo presto, non si calcolano mai. Però in questo caso, visto che è stato raggiunto uno degli agenti, che poi non è l'agente, è uno degli intermediari, e secondo me già quando si parla di intermediari, De Laurentiis dice, ma che, ha pure parlato, odio gli intermediari e fa saltare tutto. Ma speriamo, onestamente, perché io non posso pensare a Ismaili. Tieniti a Nathan. Tieniti a Nathan e vedi di farlo esplodere e di farlo giocare. Dagli fiducia, tieniti a Ostica. Ismaili, Spezia e Empoli. E giam! E di che cosa stiamo parlando? Oltretutto stavo cercando di fare una mezza analisi perché vorrei parlare di campo. E onestamente, dalle parole, perché quello dice, no, c'ha le caratteristiche simili a Dendon, che Ismaili, perché puoi adattarlo anche a centrocampo. Vabbù. L'agente intermediario, così, dice, no, quello è proprio perfetto per la difesa a tre, mo arriva l'allenatore che gioca la difesa a tre. E io penso, ma fammi ricordare un attimo, perché Ismaili, più che Conte, perché tutti si esaltano, allora è Conte! Più che Conte si lega ad Italiano, perché Italiano lo ha avuto allo Spezia, o sbaglio? E allora lo Spezia, analisi tattica, lo Spezia di Vincenzo Italiano, ma lui giocava 4-3-3, lui è lì che insomma ha avuto un pochino le luci della ribartico, della ribarta, i complimenti di ADL, Scuffet, Erlich, Terzi, Marchizza, Terzi, poi non lo citano nemmeno qua Ismaili, perché evidentemente giocava poco, e infatti poi Calabino, eccetera, eccetera, sistema di gioco 4-3-3, ma, al di là di tutto, perché potrebbe anche non essere questo il momento, dice con l'Empoli, perché ha giocato di più con l'Empoli, benissimo, l'Empoli che sia con Zanetti che con Andreazzoli, Ismaili giocava a 4, il difensore destro di destra, cioè può fare anche, però dei due centrali quello di destra, e mo sta giocando probabilmente un pochino di più con Nicola a 3. Si è pure infortunato, quindi non lo possiamo vedere adesso. Gioca l'Albania, potevamo vederci Ismaili. Sbaglio, gioca proprio contro un potenziale Caiuste. Fammi vedere, perché potrebbe proprio... Esatto, sono a fine primo tempo, Caiuste in panchina. E Ismaili non c'è perché è infortunato, giustamente. Beh, dice che domani gioca a Kvara. Io sono esausto, non so voi ragazzi. Sono veramente esausto di fare ipotesi, di avere fantasie, cose incredibili. L'Empoli, formazione, la cura Andreazzoli. Ismaili, difensore centrale a 4, questa era la cura Andreazzoli. E Ismaili stava qua e giocava a 4. Poi magari non lo... faccio confusione, onestamente. E se qualcuno mi vuole raccontare nei commenti la partita dell'Italia, io non l'ho vista, tenevo il che fare, potevo andare allo stadio, no, tenevo dei concerti e quindi sono andato in giro per il Maryland, e non ho assolutamente così. Ha funzionato questa volta la difesa a 3 dell'Italia con Mancini centrale e non Buongiorno, quindi un braccetto che può, con De Rossi fa anche il centrale a 2, ma in questo caso fa il centrale centrale della difesa a 3, quindi questo cosa ci
ricorda. Ci ricorda e ci deve ricordare che tutti questi moduli non servono a niente, che i giocatori professionisti, quando vengono allenati bene, possono fare qualsiasi ruolo. Glielo puoi anche cambiare il ruolo. La storia del calcio è piena di storie dove uno era convinto, i giocatori stessi sono convinti di avere delle caratteristiche per fare un ruolo, arriva un allenatore che ci vede un po' più lungo o che prova, si butta a indovinare, funziona e cambia. Faccio l'esempio di Pirlo, no? Trequartista, che però da regista davanti alla difesa funziona molto di più, senza dover parlare di Mertens, di tantissime storie. E noi dobbiamo, secondo me, trovare una posizione per Lindstrom nel futuro. Mi interessa di valorizzare Lindstrom, di capire come utilizzare Raspadori, piuttosto che parlare di Ismaili vuol dire che tu non vuoi proprio nemmeno più arrivare in Intertoto. Ismaili Conte, cioè arriva Conte, perché De Laurentiis Conte, tutto su Conte, lo paga quello che vuole essere pagato. Conte prima acquista Ismaili, Conte arriva Ismaili e dice tutto a posto, va bene Ismaili, e già. Poi potrebbe essere che Conte è innamorato di Khedira, di Foloruncio, di Gaetano e viene per allenarli e per cambiargli la carriera. Ma noi non possiamo mettere gli occhi su dei giocatori mediocri. Noi abbiamo bisogno, e adesso la devo dire perché sono sempre equilibrato, però la devo dire come me la sento. Servono giocatori forti. Se tu vuoi dare un segnale che non ti sei arreso e che vuoi comunque continuare a lottare con la Roma, con la Lazio, la Fiorentina, per prenderti quel posto del quarto posto, perché sennò ci sono giocatori così e così che con un grande allenatore come per esempio Thiago Motta ti fanno la stagione della loro vita e overperformano, come ha potuto fare anche Spalletti sicuramente. Ismaili, c'è confusione. Direi che c'è confusione negli addetti ai lavori che decidono di far uscire queste notizie e che cercano di portarci a spasso. Io non credo che il Napoli stia valutando questi nomi qua. L'unico di questi che vi ho fatto che è plausibile secondo me è proprio Italiano, che per una serie di motivi dovrebbe e potrebbe essere l'allenatore del Napoli l'anno prossimo, e lo valuteremo. Ma che Italiano si porta a Ismaili, io vado... sono in difficoltà, veramente sono in grossa difficoltà. Il Napoli ha bisogno di una rinfrescata generale, ma con giocatori di grande talento. Mazzocchi dalla Salernità, quell'altro dal Verona, Ismaili dall'Empoli, tutte le squadre che si devono, che stanno retrocedendo. Signori, basta così. Servono giocatori un pochino più forti. Decidiamoci, perché quando è che il Napoli fa il salto di qualità? Mette Kvara, che è forte, e si vedeva che fosse forte, non c'era proprio bisogno. Mette Kim, che era forte, ma mette soprattutto in panchina un Raspadori, in panchina un Simeone, mette in panchina, e allora avevi rimpinguato la panchina. E quando quelli là che dovevi sostituire per causa di forza maggiore, ecco che la panchina, in panchina avevi Lozano, in panchina avevi Elmas, la panchina Olivera, Mario Rui, va bene. Ma quelli là che adesso stanno in una fase calante, diciamocelo chiaramente, calante della propria carriera, perché si deve riprendere Di Lorenzo, altrimenti è fase calante. Politano, non vorrei che entrasse nella fase calante. Mario Rui, e sono tutti i giocatori di Giuffredi. Entriamo nella fase calante, allora dobbiamo trovare dei giovani ma forti, un po' più giovani ma forti, che possono esplodere con noi in stile Napoli, come il Napoli ha sempre fatto. Trovare quel giovane che sta per esplodere, 23-24 sta per fare, però tu ci arrivi un attimo prima, lo prendi, ti esplode in casa, ti fa 2-3-4 anni alla grande e te lo togli e va benissimo. Ma Ismaili, Mazzocchi, non può essere, non può essere così, perché altrimenti diventa pericoloso restare le famose sorelle. Usciamo dalle sorelle, diventiamo un fratello. Diventiamo automaticamente un fratello e è difficile. Io non ho mai fatto video così preoccupati. Però se anche nell'immaginario generale, no? Dove tu vuoi dare qualcosa in pasto ai tifosi, va bene, parliamo di Gyökeres, così, parliamo di alcune cose che sono difficili, però sono quelli in voga, perché ne parla solamente il Napoli, no? Di Zirkzee ne parla solamente il Napoli, no? Ne parla il Milan, ne parlano le altre. Allora, di tutti questi giocatori un pochino più forti ne parlano tutte le squadre e ci buttiamo dentro pure il Napoli. Ma Ismaili? Ismaili veramente? E allora mi arrendo.
Perché se l'unica idea che veramente è uscita è Ismail, perché di una cosa ci dobbiamo fidare della gente, altrimenti De Laurentiis prende la cornetta e smentisce. La gente ha detto: ne abbiamo lavorato, ci abbiamo parlato assai a gennaio, volevamo già farlo, adesso posso parlarne perché si vuole fare. Così Ismaili, che lo voleva anche il Genoa e il Sassuolo, due squadre che veramente vogliono competere per l'Europa, che conta, il Genoa e il Sassuolo, Ismaili, e allora no. E allora deve succedere qualcosa di importante a partire dall'allenatore. Ma non mi metto a giudicare Italiano, per l'amor del cielo, perché per come stanno andando le cose, per come vanno le cose, Italiano potrebbe essere oro colato, senza parlare di Pioli e delle altre possibilità più o meno accettabili da parte del tifoso. Ma Ismaili? Hashtag Ismaili sotto, perché ho fatto le mie ricerche ed è scarso e non ce la posso fare, e mi tengo tutta la vita Baldini, colonnese, Nielsen, ve lo ricordavate? Sotto nei commenti qualcuno si ricorda Nielsen, che teneva un gran destro, era norvegese, mi pare che fosse norvegese, altrimenti comunque scandinavo, da New York, veramente è tutto. Domani, se magari le nazionali fa qualcosa a covare, ci sentiamo, altrimenti è tutta una grande vacanza. Tanto Calzona non c'è, l'avete visto Calzona che ha perso con l'Austria? Lasciate i like, il canale è attivo, però io devo avere delle cose di cui parlare seriamente, perché altrimenti così non serve a niente.